ricordi verrà più tardi, visto che è stato impegnato un attimo ad Arco, perché c'è la proiezione del film relativo all'impresa che ha fatto quest'estate, che è stata, magari il nostro amico è campione italiano, è stato ed è ancora per la seconda volta campione italiano di e-bike, che è la bicicletta quella che usano i disabili, che si usa con le mani. Quest'estate ha ideato un'impresa che è stata presentata alla sala polifunzionale di Sellero, un'impresa notevole, è partito da Sellero e è andato fino al Vajont per commemorare l'anniversario del gesto del Vajont e anche quello del Gleno. L'impresa con la polisportiva disabili che è stata documentata in un film che è stato già proiettato nei comuni di Cerveno, Angelo, questa sera l'acqua, se qualche amico arriverà un attimo dopo, che mi ha detto vado, saluto e dopo vengo anche da voi. Una cosa che lascia un po' perplessi è il fatto che comunque abbiamo una persona, a prescindere dal discorso politico, una persona che è campione italiano, una persona che comunque l'anno scorso aveva fatto l'impresa da Breno fino in Sicilia per le vittime della mafia. Quest'anno ha organizzato questa impresa del Vajont. Fuori dal nostro comune è riconosciuto a Sellero, perché il comune di Cerveno, il comune di Angolo, il comune di Arco ha chiesto. Regione Lombardia ha dato patrocinio, messo in contatto direttamente Mirko con l'assessore dello sport Rossi per il patrocinio, e che la Regione Lombardia ha dato patrocinio all'iniziativa. La provincia di Brescia ha dato la provincia di Brescia ha dato un riconoscimento all'iniziativa e il comune di Sellero invece, oltre a non aver presenziato né alla serata di presentazione né alla partenza né noi c'eravamo noi, però l'amministrazione ufficialmente non era presente né alla partenza, nonostante il filmato che stasera viene proiettato all'Arco venga sia disponibile da fare da un po' anche al Biblioteca di Sellero, il Comune di Sellero non ha ancora organizzato la serata per, non dico prendere merito all'impresa di Mirko, ma per ricordare quello che è stato sia il Vajont che il Gleno, per illustrare, per dare significato a quello che vuole avere significato per la mia impresa fatta. Purtroppo questi sono anche i limiti di una certa amministrazione, di un certo tipo di amministrazione e sono dei limiti che non vorremmo venissero superati, perché è inutile dire. Noi abbiamo a cuore certe cose, dirlo con le parole e dopo con i fatti non fa seguire le azioni. In ogni caso, Mirko arriverà, ci siamo qua in tre, comunque anche questa è dimostrazione che se manca anche una pedina del gruppo, il gruppo avanti lo stesso, noi lavoriamo come squadra, non lavoriamo, non abbiamo un uomo solo al comando che guida tutto, decide tutto e porta avanti tutto, come succede magari nell'altra compagnia. Ecco, questa sera lo scopo dell'incontro, oltre a illustrare un po' quello che è, fare un riassunto di questi, dei 4 anni, ma almeno degli ultimi mesi, era appunto dare via anche a quella che è il cammino verso le elezioni comunali che saranno l'ultima domenica di maggio del 2014 insieme alle europee, quindi mancano 5 mesi, più o meno. Le liste dovranno essere presentate un mese prima, la disponibilità per chi volesse entrare, visto, volesse candidarsi,
c'è già, però c'è la disponibilità a avere la disponibilità e la volontà di avere nuovi ingressi, soprattutto magari giovani, qualcuno che abbia voglia di fare, qualcuno che abbia voglia di portare un altro punto di vista o degli altri punti di vista o un contributo, qualcuno che abbia voglia di cambiare. In 5 anni pensiamo, meno male, qualcosa di avere fatto nel comune, nonostante sediamo sui banchi della minoranza. Abbiamo portato alla luce tante cose, tante strutture, tante cose che non, secondo noi non vanno, non solo secondo noi, tante cose che sono sbagliate, tante cose che già prima avevamo evidenziato, però qualcuno ha sempre negato che fosse così. Dicono ancora, documenti alla mano, adesso fortunatamente abbiamo la possibilità di andare a tirare fuori le carte dei cassetti quando riusciamo, e documenti alla mano non si può negare qualcosa. Avete anche lì una piccolissima parte, solo le ultime cose. Abbiamo ad esempio sollevato più volte il discorso, per rilasciarsi ancora al discorso dello sport, sotto un certo tipo di lo sport che non è quello che magari piace a noi, il discorso dei contributi erogati all'Unione Sportiva senza sapere che fine facciano, se servono, se non servono, come vengono utilizzati, dare un sostegno, per amor di Dio, è una cosa più che dovuta. E perché sennò sappiamo lo sport probabilmente non andrebbe avanti nei nostri comuni, però tra dare sostegno e mantenere magari o sostenere un certo tipo di adesso non vorrei dire tra l'altro perché dopo qualcuno mi tira le orecchie, però un certo tipo di meccanismo che invece di portare i valori dello sport che sono inclusivi, diventa una cosa esclusiva solo per qualcuno e va a beneficio solo di qualcuno, questo non ci va. Discorso sport, la valorizzazione qua a novelle passa in mezzo, a Sello si vede un po' meno la famosa pista ciclabile che è stata realizzata di Regione Lombardia per 400.000 euro e 110.000 euro di mutuo, in pratica è consistito nel curare due biciclette in terra e basta. Questo tra l'altro hanno fatto dei lavori un pochino di asfaltatura, anche lì sono state asfaltate i pezzi di strada, il giorno dopo c'erano gli operai che scavavano per terra e tiravano su l'asfalto che è stato messo il giorno prima. Che è successo più o meno la stessa cosa, è stato asfaltato un pezzo di strada, la settimana dopo sono passati quelli di tempo a tagliare l'asfalto, e proprio tra l'altro anche un po' di nella zona dove c'erano tutte queste biciclette. Anche lì 400.000 euro è il contributo della Regione Lombardia, qui abbiamo fatto presente la cosa che si è interessata e si sta ancora interessando sulla questione con l'amministrazione comunale, comunque per capire come sono stati spesi questi soldi, e 110.000 euro che sono un mutuo che è stato acceso e che noi dovremo pagare, così come stiamo pagando tanti altri mutui, tra cui il famoso mutuo di TSR che stiamo pagando in 30 anni, pur non essendo più soci di TSR, anche lì sono centinaia di migliaia di euro spesi nostri sia come cittadini di Sella di Novelle sia come cittadini della Lombardia spesi in cose che non si capisce bene che utilità abbiano. Altra cosa, sempre qua a Novelle, il discorso della vasca RUC, la riqualifica della vasca RUC è anche lì 400 e 140 mila euro, sempre di contributo regionale. La riqualifica è consistita nel
qualificare un qualcosa di, adesso chiamano archeologia industriale, consiste nel coprire lo stagno, non so come mettere le finestre sul coro secco perché ci sono i buchi. Sono cose che sono interventi che lasciano un po' perplessi. I 430.000 euro della 400 è un numero che 400 qualcosa mila euro è un numero che qua nel nostro comune va circa 400.000 euro, 400 e passa mila euro per la pista ciclabile, 400 qualcosa quelli della nostra U, 430.000 euro quelli che il sindaco, quando era amministratore di Legnologia e società partecipata da TSN, tra l'altro, e anche indirettamente filiale del Comune di Sesero e amministratore anche del Comune di Sesero, non ha versato al Comune, e lì avete la nota firmata proprio dal nostro sindaco che dice sì, non sono stati versati 430.000 euro di affitto. Il sindaco in qualità di amministratore delegato di una società che aveva in affitto un capannone di proprietà del comune dove adesso c'è dove c'era l'Expo, non è la causa. E 430.000 euro che non sono stati sottratti, ma sono stati fatti mancare. Se l'altro giorno il Comune di Sesero ha fatto una richiesta in banca per un'anticipazione di chiusura lì, in pratica una linea di credito, un piccolo mutuo per 425.000 euro, ecco. Se avessimo avuto quei 430.000 euro probabilmente non avremmo avuto bisogno di fare quella richiesta, ma se avessimo avuto quei 430.000 euro probabilmente non avremmo avuto bisogno di fare il mutuo per fare impianto fotovoltaico sopra le scuole, sia a Sesero che a Novelle, per fare tanti altri lavori, per fare dei lavori che magari non possono essere fatti. Tipo, ad esempio, nel bilancio di previsione era previsto la sistemazione del cimitero di Novelli. Quella con l'ultima variazione, il bilancio di previsione approvato a luglio, a agosto più o meno, è stata fatta una variazione di 1.000.000 euro. Vuol dire che i conti che fanno di sapere molto bene se nel giro di un mese deve cambiare 1.000.000 euro, in cui sono state date al bilancio la sistemazione dei due cimiteri, sia di Sesero che di Novelle. Adesso sembra che forse qualcosa si possa fare per sistemare i cimiteri, però anche in questo caso si ricorrerà a un finanziamento mutuo. Tanto detto, quello di Sesero, quello di Novelle, non si sa. Quello di Novelle non si sa, l'ultimo consiglio comunale è passato un finanziamento. Forse quello di Sesero verrà fatto, tra l'altro, che quello però con un nuovo, è un finanziamento col BIM, non è con la banca, è un mutuo comunque. Ci paghiamo l'interesse anche su quello, non cambia niente. Se lo faccio con la banca, lo faccio col BIM. Pagherò qualcosa di meno interesse, però alla fine sono sempre soldi che devo restituire prima o poi. Anche lì sono cose che sono state, che potevano essere fatte e non sono state fatte per mancanza di liquidità, anche perché per mancanza di fondi, anche perché in passato comunque sono state fatte l'indebitamento del comune, è stato forzato un paio d'anni fa, addirittura sono stati rinegoziati i mutui ancora dal comune, mutui che si sarebbero scaduti dopo anni, 2 o 3 anni, state rinegoziate 30 anni, alla fine avevamo la possibilità con 500.000 euro di chiudere tutto. La rinegoziazione dei mutui ci fa pagare 500.000 euro in più di interessi in 30 anni. Logico che chi lo fa diceva beh, io probabilmente per 30 anni, ma già non ti chiudo dopo, però non è la mentalità che deve essere quella di un amministratore che non deve guardare la giornata, deve sicuramente avere un'ottica più a lungo respiro di programmazione, pensare anche alle generazioni future, sicuramente non è la mentalità di quella che deve essere di una famiglia, una famiglia non si metterebbe mai a fare né delle opere che non può sostenere,
sostenere né a indebitarsi dicendo che tanto qualcuno pagherà, che alla fine chi paga sono sempre i cittadini, soprattutto adesso che continuano ad arrivare tagli da tutte le parti, soprattutto a livello statale ci sono tagli, aumenti, eccetera. Altra questione che abbiamo sollevato e che sta prendendo, ha preso il via, è quella di PSN, si sono riuniti un gruppo di utenti. La storia è così: noi abbiamo visto che è stato consegnato al comune di Sellero il contratto di TSN, il nuovo contratto di TSN. Il comune di Sellero, per presa visione e accettazione, per conto, possiamo dire, dei cittadini. La società ha detto al comune: se per quanto per voi il contratto va bene, noi lo applichiamo ai cittadini. L'amministrazione ha detto: vabbè, per noi il contratto va bene, applicato ai cittadini. Il problema è che questo contratto prevedeva, oltre a una serie di aumenti tariffari, anche alcune norme che sono state riconosciute anche dalla Camera di Commercio, a cui si sono rivolte le associazioni dei consumatori, vessatorie e assolutamente non corrette. Quindi anche in questo caso recentemente è arrivata un'altra proposta di contratto al comune. Chiesto agli utenti, mi ha detto che non ci sono utenti, perché stranamente qua mi ha detto che non è ancora arrivato niente agli utenti in merito al contratto. Al comune è stata ancora la proposta di contratto. Abbiamo chiesto copia circa una settimana fa, a oggi non c'è ancora stato dato niente, perché anche quello purtroppo è uno dei punti negativi. Quando noi chiediamo qualcosa all'amministrazione, l'amministrazione è sempre un po' lenta nel rispondere, non per colpa dei dipendenti, come qualcuno magari vuole far passare, che è colpa degli impiegati che non fanno le cose o che non ce la prendono con gli impiegati, assolutamente. Cioè, gli impiegati fanno il loro lavoro, lo fanno bene. Il problema è che chi deve decidere, dire, quando arriva una richiesta da parte della minoranza del comune, questa richiesta viene vagliata dal sindaco, e il sindaco ha un buon interesse a tenerla lì calma e a darci la documentazione, se non l'ultimo giorno utile, anche dopo, tanto che siamo dovuti intervenire più volte a chiedere l'intervento del difensore civico regionale per ottenere della documentazione, che tra l'altro non abbiamo ancora ottenuto, sia relativamente a TSN, al discorso delle emissioni in atmosfera dei fumi, sia relativamente al discorso che facevo prima all'Unione Sportiva, perché vorremmo capire, vedere i bilanci dell'Unione Sportiva per capire se effettivamente c'è necessità che noi continuiamo a dare tutti questi soldi all'Unione Sportiva, a cui già diamo gratuitamente la gestione, gratuitamente l'utilizzo di tutti gli impianti sportivi, paghiamo le bollette, paghiamo il riscaldamento, paghiamo il telefono, paghiamo meno male tutto, e in più diamo anche i soldi. Ecco, se c'è necessità, va bene, se non c'è la necessità, perché loro si sostengono da solo, come fanno anche gli altri comuni. Non penso che il Tarfo piuttosto che il Brenno ricevano continui sovvenzioni grosse sovvenzioni dai loro comuni. Quindi pensiamo che sia abbastanza giusto che anche chiunque prenda i soldi dal pubblici, che non sono soldi che cadono dal cielo, sono soldi. Se non ci sono più soldi in comune, bisogna aumentare le tasse, e quindi se noi diamo dei soldi a qualcuno e quel qualcuno li usa male, noi comunque non li abbiamo per fare altre opere, e quindi dobbiamo recuperare da qualche altra parte, se no si chiude da altre parti. E appunto anche lì abbiamo sollevato, portato alla luce varie questioni, altre cose di cui si tratta la trasparenza, il famoso, anche su questo più volte sono stati attaccati, il discorso della scuola materna di Novelle, anche lì avete nelle fotocopie l'ultima, il totale degli ultimi versamenti. Scuola materna di Novelle, che è una società privata, una SNC, partecipata da
dei parenti, la moglie, la cognata di uno dei nostri assessori e che continua a ricevere, oltre a avere gestione del servizio senza nessuna gara, nessuna procedura di evidenza pubblica, come invece dovrebbe essere, continua a ricevere soldi pubblici. Qualcuno... Ma, un attimo, la rete che pagano i bambini non copre... Allora, la scuola materna percepisce la retta, il contributo statale del Ministero, l'anno scorso ha percepito 20.000 euro, 15.000 euro con il servizio, 15.000 euro dall'Unione dei Comuni e 40.000 euro dal BIM. Quest'anno ne ha presi 25.000 euro, 25.000 euro con il servizio, se vedremo se ne arriveranno o ne avranno presi altri anche da... ovviamente a parte il contributo statale. Anche in questo caso abbiamo chiesto i conti per capire se le spese come sono giustificate, se c'è effettivamente la necessità. Anche in questo caso ci è stato detto che i conti non si possono avere. Il problema anche qua è che comunque si tratta di una società che è la società di famiglia di un assessore. Come se, non lo so, se voi, faccio un esempio proprio fuori peso, se domani sul giornale si trovasse scritto che la moglie è solo un esempio, non è del sindaco del paese X, il sindaco di Capodimonte ha ricevuto dal comune 25.000 euro per fare, non lo so, per fare un lavoro qualsiasi, ci sarebbe uno scandalo totale. Questo è quello che succede nel nostro comune, la famiglia di un assessore, l'azienda di famiglia di un assessore riceve dei soldi da cui per fare oltre agli altri soldi pubblici, oltre alle rette, oltre al contributo del Ministero, oltre al contributo dell'Unione, oltre altre culture. Potrebbe intervenire anche come gruppo. Noi è un po' che evidenziamo la cosa. Non so. Magari non è neanche, i costi non vengono magari neanche coperti, il problema è che non c'è data la possibilità di vederlo. Cioè, no, dopo quando uno chiede i conti e i conti non te li danno, ma poi io non so, pensa che è tutto a posto perché mi viene. Purtroppo le parla anche dei chi e tra i giochi per il mio e anche un debito. Ci sono tanti altri esempi privati in Val Camonica che comunque non prendono, sono gestiti da cooperative piuttosto che non prendono tutti i soldi, cioè 60.000 euro arrivati l'anno scorso solo da Unione dei Comuni e BIM, senza quelli di Serra, senza quelli delle rette, 60.000 euro sono arrivati dall'Unione dei Comuni alla Saviore e da BIM l'anno scorso anno in più. Ma nei 25.000 euro compreso il riscaldamento a no, cioè, nei 25.000 euro, 25.000 sono a parte perché il riscaldamento, la luce, le utenze, la manutenzione fanno a carico del comune. Quindi non sono 25. Alla fine il costo è probabilmente per il personale che è ancora la famiglia dell'assessore. Quanto pare? Cavoli, anche gli onorevoli loro, non guarda. Molto probabilmente sono stati spazzati da loro. Non dire, piccolo elemento da un lato, per dire che... Il costo è quello che abbiamo aperto, sinceramente potremmo anche dire di più rispetto, però non lo sappiamo, cioè non sappiamo quanto, sappiamo quanto entra perché sappiamo quant'è il contributo della comune, che abbiamo l'idea più o meno delle regole, sapendo i bambini si può fare una svelta a calcolare se velocemente si calcolano quant'è l'introsi, noi non sappiamo i costi dell'asilo, però costi dell'asilo, affitto non ce n'è, riscaldamento non ce n'è, l'unico costo è il costo del personale. Loro occupano una struttura comunale senza pagare l'affitto, essendo una società privata. No, tra l'altro c'è una convenzione tra il comune di Sellero e la società privata che dà in gestione e come dà l'uso praticamente più o meno, sostanzialmente sì. Sostanzialmente sì. Tra l'altro la gestione. Come sono incomodato su tante altre cose. Tra l'altro è per qualsiasi cosa, questo tipo di cose devono fatte le gare, quantomeno delle procedure di evidenza pubblica, perché nessuno vieta, adesso non stiamo parlando di gente magari fuori paese,
se ci fosse qualcuno, abbiamo anche una grossa disoccupazione, c'è crisi, abbiamo tanti giovani, magari preparati e che hanno studiato nel settore nell'altro settore, potrebbero dire, va bene, noi ci mettiamo insieme, facciamo una società e vogliamo prendere in gestione l'asilo di la scuola materna. Gente, magari ragazzi, persone di 7 sono meglio bene, qualificate, cose che vogliono dire, non posso farlo perché anche se volessero la cosa non si può fare perché non è mai stata fatta una gara. Non viene fatta la gara per dire chi può gestire questa struttura, ci sono 2, 3, 4 offerte e questo non si può. Anche se uno volesse non può fare. Può succedere, hanno un contratto, a un tempo infinito. Stessa cosa che succede, anzi, è più la... c'è il termine, però anche più volte è stata rinnovata. Viene rinnovata tra l'altro. Se non viene tutto per il termine, ti posso perdere. No, ma la Serenza è successo così anche con la gestione degli impianti sportivi. Alla Serenza, cioè come si fa una nuova convenzione con lo stesso soggetto. Basta. E un po' il problema da anche tra l'altro una cosa del genere è arrivata relativamente agli impianti sportivi su una nostra segnalazione, l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha fatto una segnalazione, ha fatto un richiamo comune, il modo con cui affidate la gestione degli impianti sportivi non è corretto, perché comunque tra l'altro anche sugli impianti sportivi la società, oltre a avere i soldi che arrivano al comune, la gestione, il comune che paga le bollette, piuttosto che appunto non pagano, mi sembra simbolicamente 1000 euro all'anno la società al comune, in carico al comune c'è ancora una parte della manutenzione, la società ha i suoi sponsor, anche lì, e in più gli introiti anche lì. Quindi cioè, alla fine, non so, se questo è, se non abbiamo sempre detto, se non si riesce a fare l'eccellenza, si fa la terza. Non è scritto da nessuna parte che per fare sport si debba per forza andare in Serie A. Si fa la cultura quella possibile. Negli altri paesi ci sono le squadre, probabilmente che vanno dati piuttosto che a fare la valle che tutto un po', no? Perché sono le amministrazioni comunali che tutto hanno detto i soldi per portare avanti la squadra, i privati. Se il privato come anche in Serie A, piuttosto che è il pubblico. Il pubblico può dare magari una parte di aiuto per incentivare, non è che si carica tutti i costi per far sì che qualcuno faccia il dirigente sportivo e vuole fare della squadra. Cioè, uno vuole fare il volante di turno che so del pubblico. È un po' di alla fine è un po' così. È come la questione di l'energia, quando c'era qualcuno che faceva l'imprenditore, poi so del comune. Fai l'imprenditore e non paghi gli anni. Fai l'imprenditore, sei amministratore comunale di una società tra l'altro comune e non paghi i soldi all'affitto alla comune. Assurdo dell'assurdo è che nel caso di Legna Energia, quando nel 2009, appena prima delle elezioni, quando l'attuale sindaco si è dimesso da amministratore di Legna Energia e presidente di PSN, per evitare problemi di incompatibilità che potessi candidare a fare il sindaco di Sellero, appena vinte le elezioni a settembre ha pensato bene di fare causa alla società perché lui non aveva pagato i 430.000 euro al comune. Questo, e dopo infatti la società è stata sfrattata. Questa va bene. Sono cose che in altre parti d'Italia probabilmente farebbero forse ridere anche lì, ma si vedono un po' più solitamente in... Ma ha capito, poi non si è fatto causa o non è... No, non se l'è fatta lui la causa, se l'ha fatta la società. Lui è uscito dalla società. Lui è uscito dalla società. Prima non ha pagato gli affitti quando era amministratore della società. È uscito dalla società, hanno dato la consentia alla società e dopo hanno fatto causa come amministratore. Hanno fatto caso al comune, non per, cioè alla società, non per delle obbligazioni che aveva la nuova società, ma per dei debiti che lui aveva fatto nei confronti della
che abbiamo nel nostro comune, l'abbiamo sollevato anche da questo punto. Forse anche le cose che non è che abbiamo fatto solo perché ci dicono, ma voi fate solo critiche, no, non fate perché solo porto, no, facciamo le critiche. Abbiamo sollevato anche la questione degli assessori, comunque assessori assenteisti, però abbiamo rilevato che ci sono due assessori, la Ceresetti, assessore esterno ai servizi sociali, e Elio Lafranchi, assessore allo sport e tempo libero, nonché il marito della signora che ha proprietà della società della signora, che negli ultimi due anni, era a luglio, quindi siamo quasi due anni e mezzo, non si sono mai presentati in giunta o quasi mai, raramente, in pratica, però l'indennità mensile come assessore è stata sempre percepita. In questo caso avevamo chiesto che l'indennità da come assessore venisse parametrata in base alle presenze. Se io non vado a lavorare non mi pagano. È giusto che anche un assessore, che se non si presenti, bisogna dire assessore non avrà avuto la cosa. Allora, se un parlamentare non va in Parlamento, scandalizzano tutti. Se il consigliere regionale non va in consigliere regionale, che c'è la sua assenza, si scandalizzano tutti. Se un assessore non va in giunta, dove si decidono le cose per il comune, è giusto che comunque venga, quantomeno gli venga, abbiamo chiesto al sindaco che gli venissero ritirate le deleghe, penso che se uno non lavora potrebbe anche essere lasciato a casa. Il sindaco invece ha detto di no e non hanno voluto neanche si riducesse l'indennità in base alle presenze effettive, come succede con i consiglieri comunali. Comunque noi prendiamo un gettone di presenza per ogni consiglio comunale a cui partecipiamo, sono 17 euro lordi, e se uno però non partecipa al consiglio comunale, questa indennità non la prende. Meno male non sono cifre, perché sono partecipato a tutti i consigli comunali, l'anno scorso erano forse 50 euro netti. Neanche le spese del telefono piuttosto che ci paga, perciò non si diventa ricchi. Però è anche una questione di correttezza nei confronti dei cittadini, dire sono stato eletto, mi prendo l'impegno, sono andato a fare delle promesse per degli impegni con la gente, è giusto che io faccia il mio lavoro di essere stato nominato assessore, ho delle cose da seguire, è giusto che le segui, è giusto che partecipi alle giunte, il lavoro che devo fare. Sempre in tema di assenteismo, e qui io mi aspettavo che ci arrivasse un'altra convocazione per il consiglio comunale. All'ultimo consiglio comunale c'era una votazione relativa allo statuto, ecco, non la votazione che non è passata perché non si è raggiunto il numero necessario per la maggioranza qualificata, il numero necessario dei votanti per farla passare, perché anche in questo caso due membri della maggioranza erano assenti, quindi anche qua il sindaco presenta delle cose da votare in votazione e dopo i suoi non vengono votati. Ecco, queste sono cose che lasciano un po' perplesso, perché comunque uno diceva prendi l'impegno, cerca quantomeno di partecipare, se no fine essere in comune tanto per dire sono in comune o essere in comune per alzare la mano come fanno così il comunale sento, dove nessuno apre la bocca a parte noi o nessuno dice niente a parte noi, i nostri colleghi dall'altra parte si limitano ad alzare la mano quando arriva l'ordine di alzarla. Oltre a essere probabilmente squalificante anche da un punto di vista personale, perché c'è loro che sono qua a fare, e anche una mancanza di rispetto secondo me nei confronti dei cittadini che hanno dato un voto, magari che hanno scritto anche il tuo nome sulla scheda. Altre cose che abbiamo evidenziato e che sono state avviate è il problema delle cause che sono state perse dal Comune di Sellero. Una per un risarcimento privato sono circa 32-33 mila euro, e sempre per inadempienze da parte dell'amministrazione comunale,
e una relativamente alla riqualificazione della riqualifica della CO2 ex cucinati per le modalità con cui era stata fatta la gara. Anche in questo caso la società che ha perso la gara ha fatto ricorso perché riteneva di essere stata danneggiata, perché riteneva che non ci fossero, per la procedura di gara fosse irregolare. I giudici hanno dato ragione alla società iniziando, questo ancora nel 2009, ci hanno dato ragione alla società iniziando che ovviamente sono erano state fatte le irregolarità della gara e hanno condannato il comune a pagare. Il comune ha pagato, però su queste due cause di risarcimento adesso la Corte dei Conti ha aperto, la procura della Corte dei Conti ha aperto per verificare se, come noi abbiamo sempre sostenuto, ci sia il danno erariale, ovvero se ci sia colpa degli amministratori che hanno fatto spendere dei soldi al comune quando potevano fare meglio di farli spendere. Se questo danno erariale fosse confermato, gli amministratori responsabili, che su tutti c'è sempre il sindaco quanto responsabile, ma anche gli amministratori, gli altri amministratori, gli assessori, piuttosto che i consiglieri che hanno votato a favore del provvedimento, saranno chiamati a risarcire questi soldi di tasca loro. Quindi stiamo parlando di circa 70-80 mila euro che, nel caso la Corte dei Conti dovesse riconoscere questo danno erariale, il nostro sindaco, piuttosto che alcuni assessori o non di minoranza, perché dobbiamo sempre evidenziare, ci siamo sempre chiamati fuori, verranno chiamati a sborsare di tasca loro questi, a esercitare il comune di questi soldi. Anche a posteriori, anche dopo il mandato del sindaco, sì. E a posteriori? Sì. Quando la Corte dei Conti delibera. Quando se la Corte dei Conti dice sì, perché il TAR invece l'ha già detto. Allora, perché noi l'abbiamo sollevato più volte, ma il Tribunale di Brescia, quando c'è stato l'ultimo ricorso fatto alla fabbrica di Caruna, nella sua sentenza ha detto, chiaro e punto, perché noi abbiamo segnalato la cosa alla Corte dei Conti. La Corte dei Conti però si è mossa perché il Tribunale di TAR di Brescia, nella sua sentenza, ha detto sono stati versati 45.000 euro. 45.000 euro che però sembra siano troppi rispetto a quelli che dovevano essere dati. Quindi il TAR di Brescia, i giudici del Tribunale di Brescia hanno detto mandiamo la sentenza alla Corte dei Conti, alla Procura della Corte dei Conti, perché la Corte dei Conti deve accertare se effettivamente c'è la responsabilità da parte degli amministratori. Non è una cosa che si inventano i consiglieri di minoranza. È stato il TAR di Brescia a dire che sono stati pagati dei soldi secondo il TAR. A quanto pare, in base agli elementi che arrivano loro, questi soldi erano più del dovuto, perciò la Corte dei Conti adesso deve accertare che effettivamente sia così o se non è così. Se sarà così, gli amministratori verranno condannati a risarcire, se non sarà così, il Comune avrà pagato 45.000 euro, una causa. Il Comune avrà pagato 45.000 euro per una causa persa perché gli amministratori hanno fatto delle irregolarità nel far pagare. Questo è corretto. È stato Consiglio di Stato a dirlo, che ci sono state delle gravi irregolarità. Quindi anche questo non ce lo dimentichiamo noi. Altre cose per non dire solo, fate solo le critiche. Quello che abbiamo fatto solo nel 2013 è stata in località Creda, era uscita anche sul giornale, ha fatto sentire l'interguario, è stata scoperta una discarica. Ringraziamo Domenico che ci ha segnalato la discarica e tutto con le foto. Noi abbiamo fatto la segnalazione all'amministrazione comunale, l'amministrazione comunale è intervenuta e pulito questa zona che sinceramente era abbastanza, è stato provato di tutto, frigoriferi piuttosto che batterie, quindi anche lì, anche in questo caso denota su
sul terreno comunale, denota una scarsa attenzione da parte di chi dovrebbe controllare o di chi si vanta di controllare sempre tutto, denota una scarsa attenzione di controllo sul territorio. In tema ambientale, a parte come un discorso TSN che, su cui stiamo sempre molto vigili, perché gli ultimi dati che avevamo avuto in mano avevano evidenziato delle emissioni molto forti. Recentemente c'è stato segnalato dai cittadini di Sellero che soprattutto la sera e nei fine settimana si sente una forte puzza. Sì, no, dire stasera. Sì, stasera quello che veniva su. Tra l'altro mi ha detto che veniva sulle mani fumare, un odore molto forte, dipende da. Non so, probabilmente chi si sente più verso in giù, perché di qua c'è più. Dipende da dove tira. Arriva anche qua, dipende che parte tira il vento. Siete su. Si sente di più. No, no, c'è soprattutto, tra l'altro un odore che si sente soprattutto la sera e nel fine settimana, perché quello lì è, non è, se fosse un odore che si sente sempre, diceva è un problema dell'impianto, un problema, è una cosa normale, puzza, basta, chissà, puzza, però il fatto che succeda a determinati orari lascia un po' perplessi. Allora abbiamo scritto al sindaco, abbiamo chiesto se il sindaco innanzitutto, se il sindaco sapesse di più. Ma lo sapeva, non è tutto l'inquinamento. Sì, no, infatti, allora l'odore dà qualcosa. Se il sindaco, noi abbiamo chiesto più volte i monitoraggi di TSN per avere, dato che il nostro sindaco ha detto che l'impianto è controllato 24 su 24. Li abbiamo chiesti nel 2012, siamo passati quasi 2 anni, meno male. A oggi non sono ancora arrivati, anche in questo caso ha scritto più volte il difensore civico. Dicendo anche il difensore civico regionale che è impossibile che un'amministrazione comunale non dia risposte ai consiglieri quando chiedono le cose, cioè è una cosa assurda. Però ecco, anche in questo caso abbiamo fatto un'intervenzione al sindaco chiedendo se il sindaco sapesse, se il sindaco sappia qualcosa relativamente a questi rigori, se siano stati fatti dei controlli, e comunque abbiamo chiesto, cosa che mi permetto di dubitare sia stata fatta, che la segnalazione venga mandata anche ai carabinieri e alla polizia provinciale, perché comunque sono quelli deputati a verificare e all'acqua per verificare se ci sono dei problemi nell'ambiente. Adesso aspettiamo anche quella, vediamo se prima di fine gennaio ci rispondono, ovviamente ci risponderanno. Abbiamo, tra le varie proposte che abbiamo fatto quest'anno, perché sono un po' più poche, tra virgolette, si può fare dei banchi della minoranza ricevendo la documentazione il giorno prima del consiglio comunale, anche qua le trovate lì nelle fotocopie. Abbiamo fatto delle proposte sia per la riduzione, come ho detto prima, dei costi della politica, riducendo le indennità degli assessori. Negli anni passati anche avevamo chiesto che venissero azzerate le indennità degli assessori e dei consiglieri comunali, e questi soldi, che erano circa 25-30 mila euro all'anno, venissero utilizzati per altre attività, per il sociale, piuttosto che. C'è sempre stato detto di no, perché probabilmente qualcuno preferisce prendersi 200 euro al mese. Abbiamo proposto la riduzione dell'IRPEF, non un'abolizione dell'addizionale IRPEF, non una riduzione per tutti, perché comunque è giusto che chi ha le possibilità paghi, però una riduzione parametrata agli scaglioni di reddito, nel senso che chi non ha reddito basso non paga niente, paga comunque in proporzione al reddito, non è giusto che tutti paghino le stesse imposte, le stesse cifre. Sul discorso prima TARES, dopo è stata applicata la TARES, abbiamo chiesto inizialmente che la maggiorazione dei 30 centesimi al metro quadro che vi siete trovati tutti quest'anno nel bollettino dello sporco venisse, come previsto tra l'altro dalla legge,
quindi si è agganciata all'ultima rata in modo da non far pagare e che l'ultima rata venisse spostata magari a un anno 2014, tipo a maggio o giugno, in modo da non far pagare almeno questi 30 centesimi, che tra l'altro non vanno al comune ma vanno a Roma, allo Stato, non sono soldi che arrivano al comune, venisse pagata il più là possibile per dare una mano che solo simbolicamente ai cittadini. Il nostro comune, insieme ai comuni della Bassa Rivera, non so se sono stati gli unici in tutta Italia, il comune di Bergamo l'ha spostata a maggio-giugno 2015, il comune di Sella, il comune della Bassa Rivera, l'hanno anticipata. Invece di agganciarla all'ultima rata, l'hanno agganciata alla prima, in modo che i cittadini l'hanno dovuta pagare prima degli altri. Ma anche in Bergamo, anche i comuni che hanno fatto pagare la TARES, la maturazione l'hanno fatta pagare sull'ultima rata, invece. E tra l'altro pagata anticipata in più non resta neanche nelle casse del comune, perché la dobbiamo mandare giù a Roma. Non è stata applicata la TARES, è stata applicata comunque questa maggiorazione, si è tornati alla TARSU. Anche sul discorso TARSU avevamo chiesto, anche lì lo trovate nelle cose, che venissero applicate delle detrazioni in base alle fasce di reddito, per venire incontro ai pensionati, piuttosto che, siccome non è giusto magari che il pensionato che si trova nella casa da solo, nella casa di 100 metri quadri, debba pagare e si trova un reddito basso, debba pagare cifre esagerate, abbiamo ora pensato, visto anche che è il grosso problema della disoccupazione di gente che ha perso lavoro durante l'anno, di famiglie che non riescono a arrivare a fine mese, abbiamo proposto degli sgravi sia sulla base del reddito, un'esenzione del 50% per i redditi del 5%, ovvero pagare la metà, per i redditi fino a 13.000 euro, per reddito ISE, per i quadratrici 17.000 del 30% e per 17.000-24.000 una riduzione del 20%. Chi guadagnava più di 24.000 euro, che è un reddito superiore ai 24.000 euro annui, avrebbe comunque pagato la tassa. Non andavamo a colpire quelli che avevano i soldi, andavamo a colpire quelli che, cioè andavamo a favorire quelli che non avevano. Ho detto il contrario, andavamo a favorire quelli che avevano i soldi, ma quelli che avevano. In più avevamo chiesto che questo limite venisse alzato per chi aveva i disabili in casa, ciechi piuttosto che disabili o minori con difficoltà, e anche le famiglie con problemi legati alla crisi occupazionale, casse integrazioni piuttosto che disoccupazione, piuttosto che mobilità. Ecco, a queste categorie, oltre a quelle di prima, a quelle più sensibili, disabili, su queste avevamo fatto la proposta che venisse eliminato anche quella maggiorazione del 30% del quadro che era stata fatta prima, che è stata pagata Stato, in modo comunque che venisse assorbita dal comune attraverso altre risorse. C'era la possibilità di farlo, perché comunque stiamo parlando di cifre enormi. C'è stato detto di no questa volta perché è già stato fatto tutto nel modo migliore, perché abbiamo presentato la nostra proposta troppo tardi, nonostante siano 5 anni che presentiamo sempre le stesse richieste. Tra l'altro per le attività commerciali, anche adesso non lo qua, però per attività commerciali i campagnoli e le industriali sono stati agli aumenti sulla tassa di tutti, anche del 50-70%. Alla fine vabbè, c'è la crisi, però vuol dire infierire ancora di più sugli artigiani e sui commercianti che stanno facendo così. Però anche in questo caso è stato tutto bocciato dalla maggioranza che amministra il Ministero. Un'altra proposta, anche questa è stata venduta probabilmente da qualcuno in modo non corretto, è stata quella che abbiamo fatto relativamente al discorso LACAM. Noi abbiamo chiesto
che avevamo chiesto, avevamo proposto che l'azienda Brembo, di proprietà dell'onorevole Alessio Bombasselli, un'azienda multinazionale che continua a investire all'estero, che ha fatto utili lo scorso anno per incrementato l'8% degli utili, ha aumentato il compenso del suo consiglio di amministrazione di 1 milione di euro in totale consiglio di amministrazione, investisse una parte di questi, cioè, ha chiesto che il comune si impegnasse a incontrare la società perché una parte di questi utili fatti dall'azienda venissero reinvestiti sul nostro territorio, perché l'operazione che è stata fatta adesso, sì, qualcuno dice ha salvato dei posti di lavoro, l'operazione che è stata fatta adesso ha spostato dei posti di lavoro. Il problema è che il nostro interesse è che questi posti di lavoro vengano mantenuti, e vengano mantenuti anche dopo il 24-25 di maggio, quando ci saranno le elezioni. Invece qualcuno ha interesse che questi soldi, che questi posti di lavoro restino, almeno fino a dopo, più avanti ci penseremo. Ma per costringere un'azienda del genere a restare, bisogna costringere a fare investimenti sul territorio, a spostare produzione in modo, a portare qualità di prodotto. Fino adesso avremmo fatto semplicemente quello che doveva fare, ha fatto un investimento di 3 milioni e mezzo di euro, che consiste nel prendere i macchinari e mettere i fili. Il giorno che domani noi come Valle Cronica abbiamo fatto un investimento di 4 milioni di euro, gli abbiamo dato un capannone, un affitto agevolato e la possibilità di andare via prima della scadenza del contratto, che era in 6 anni, pagando una penale che per una società del genere è una sfidata. Adesso c'è il rischio comunque concreto che se non troviamo un modo per impegnare, perché nessuno ci ha pensato comunque a... Quando è stata fatta la convenzione, è stato detto alla società, voi se andrete via prima della scadenza del contratto, se anche lo ci darete, cioè dovrete corrispondere con i soldi. Sarebbe stato opportuno far mettere nero su bianco alla società un impegno anche, oltre a salvaguardare l'occupazione, ma anche a non andarsene, se questo comunque avrebbe comportato delle perdite occupazionali, per assorbire i costi relativi alle perdite. Invece garanzie per i dipendenti, da questo punto di vista non ce n'è. Per questo, perché comunque un'azienda che continua a portare lavoro all'estero potrebbe portare qualcosa anche in Italia, visto che ha fatto minimo al Camonica, visto che si è trovato 1 milione di euro da distribuire ai suoi membri del consiglio di amministrazione e ha investito 3 milioni e mezzo di euro in Camonica. Su 1 milione di euro, 2 milioni di euro li possono investire anche qua per fare qualcos'altro. Invece è stato quelli qua, sono, è arrivato l'aiuto pubblico, finché ci sarà la convenienza, finché ci sarà l'aiuto pubblico, l'azienda probabilmente starà qua. Il problema è che, come dicevo prima, un amministratore ha il dovere di pensare non a l'anno prossimo, bisogna di pensare magari a 10, 20, 30 anni, garantire quello che fa, accettare che venga fatto per garantire comunque i cittadini. Questo in sintesi quello che è alcune delle cose che sono state fatte, state proposte, sono uscite in questo almeno nell'ultimo anno del nostro comune. Sono arrivato alla fine. No, sono arrivato alla fine, lo sapevo. Che arrivavo.
abbiamo fino al parlato del discorso bello, comunque abbiamo cercato di tra virgolette, costringere l'amministrazione a impegnare la società a mantenere, a fare un investimento maggiore in valle. Comunque alla fine questi qua dall'oggi al domani potrebbero andare via lasciando a casa un mucchio di famiglie. Perché c'è una penale, ma per un'azienda del genere, cioè la penale, ecco, la penale è meno comunque di quel milione di euro che è stato l'aumento del consiglio di amministrazione. Hanno dato un milione di euro di aumento, un bonus tra virgolette, al loro consiglio di amministrazione, non avranno problemi a pagare 700-800 mila euro di penale. Che la vita è rimasto pagato di poco, quindi un problema di società di età, il discorso penale, quindi quando vorranno abbandonare. Quindi parlato di cose dei mesi fatti, fatto un po' di scritto, fatto un po' di carte. Qualcosa sì, qualcosa ci sono le idee. Che senso? Un po' di tempo di famiglia. Quindi sì, se sempre critichiamo soltanto, purtroppo le proposte cose politiche, ma sono state sempre bocciate. Purtroppo si critica anche sempre, anche perché comunque vengono fatte delle certe cose che non possono essere tutte, non si possono passare solo tranquillamente. Il nostro ruolo migliorato ovviamente è quello di mettere le idee, fare presenti. Passa solo un spaghetto di smira. Se può. Grande, ma non è più mestiere tanto raccontarla. Ho visto un po' fare le cose piuttosto che fare. Comunque critichiamo alla fine, non critichiamo soltanto. Le critiche comunque sono sempre importanti perché, come si è visto alle carte, non è politica buttata lì, ma c'è sempre un documento che dimostra come spesso e volentieri, diciamo sempre, come spesso e volentieri la ragione della nostra parte è tolto, purtroppo, e vice-ministra. Non tanto per questioni politiche, ma proprio per questioni dei soldi che spesso vengono buttati in imprese, in grandi opere che poi non hanno ritorno, oppure sono spesso politiche proprio soldi buttati senza un grosso girante. Se ne parlo di 430.000 euro per caso dell'affitto della ex dell'energia che non sono arrivati. Di 110.000 euro se non sono arrivati quando è stato chi non li ha pagati, esatto. E anche domanda diretta come mai non sono stati pagati non c'è stata risposta, perché la mia risposta è non sono dimostrati, non sono stati pagati per questo motivo, e poi magari anche ragione chi se ne può parlare. E invece anche 510.000 euro della Cicabia sono tutto a tutti qualche rimane per lo meno, perché tanti biciclette sono già una settimana di i segni sull'asfalto, biciclette elettriche non ce ne sono, sono ancora parcheggiate. Come fanno le biciclette? Ci sono, ma sono ancora riparcheggiate. Le varie cause sono state costantemente portate avanti, comunque sembra che va avanti più. Non solo a colpi di politica, nel senso di discussione tra maggioranza e minoranza, ma anche cause legali, perché spesso e volentieri la gente si stanca e passa per vie legali, e che molte di queste vie legali sono state poi giustificate, dove ho dato ragione al privato che ha portato avanti la cosa contro l'amministrazione. Un'altra causa deve essere quella del discorso della, non so se hai parlato, della gara d'appalto con gli ex cucinati, cui il comune è stato condannato, adesso il fabbricato comune ha chiesto un nuovo rimborso al TAR per tutti loro rimborsi, così di Stato gli ha dato torto, questo mese il comune ha dovuto sborsare altri soldi, però anche lì c'è il rischio di il sospetto di danno erariale, bisogna vedere dove si è andati via, se effettivamente sta dimostrato questo danno.
vengono attribuite delle parole, delle voci, delle cose, come l'ultima volta che dicevo dovevamo chiudere TSN, strappare al porto dei centri storici, chiudere l'asilo, chiudere anche le tastiere, sono cose che stanno, arrivano, lasciano tempo che provano. Anche perché i soldi sono di tutti, non solo della maggioranza. Sì, no, un esempio stupido, che è stupido comunque, di come le cose vengono considerate cose proprie, è anche quando stasera della sala polifunzionale. Abbiamo fatto richiesta della stanza, abbiamo chiesto quando è che possiamo passare a prendere le chiavi. Si aspettava le chiavi passate a prendere in comune o viene portato. Le chiavi è andato a prendere dal vice sindaco, perché comunque la mamma gestisce il centro anziani. No, ma no, è un esempio di come comunque le cose si facciano sempre all'interno della chi esce fuori da quella cerchia non può, non ce n'è. L'unione sportiva è gestita da parenti e amici, l'asilo è gestito da parenti e amici, il centro anziani è gestito da parenti e amici. Quando comunque l'idea è che se una cosa è di tutti, tutti hanno la possibilità di accedere lì, di gestire bello insieme, la gestiamo tutti insieme, non è che la gestisce qualcuno come se fosse roba sua e dopo. Fa favore perché te la dà. Anche la vita è una roba, gira il quartiere, perché non fare un bando, un concorso per la gestione? Amministrazione è quello del più bello. Perché noi,
perché tanti errori che sono stati fatti non vogliono ammetterli. Dormiamo e dire che era proprio il problema loro. Scusi, di essere. Perché gli errori sono fatti, cioè. Perché è talmente più bello amministrare più lui. Perché era tolto il mio lotto che lotta perché. Sicuramente. Perché era tolto il mio lotto. Ma se sei. Ma devi essere giusto. Vabbè, è vero, devi essere sicuramente, devi essere imparziale. Purtroppo che l'imparzialità esiste mia. Perché era il problema. Allora l'esempio di chi è il problema per loro, perché la sento intermia, io intermia. Scusiamo il termine, signore, a parlare direttando chi ti ha dato conto di certo, noi che taranno dopo più, no, anche perché c'è un è male per più. Le tasse le pagano. Le pagano tutti. Un sindaco non fa sindaco dovrà essere. Mica, mica, cittadini, comunque è vero, è perché anche tipo Andrea in ogni caso tu ci presenti. Tu c'hai il carico della UTA, gira tutto il nome della UTA, e c'è tutto da entrare in certa forma. Allora se peso di Terù, se peso, se peso di Terù. Ma ricordi con chi nai, se tu devi io lo sigo che tu c'è. Se peso di Terù, se peso, ma la carica, perché sono obbligati a stare dietro, e come è come la forma da dare i velocisti, si sono obbligati a dietro, ma i nostri ricchi si lasciano. Perché tutti i fermi erano, questi erano forse.
ma cosa che fare qui le creare non è capitato è un paese è una cosa è stato pensato anche a loro ma non si sa mai lei non c'è deciso e la storia da secondo era un amico dopo Non è che il principio di un lavoro
è il medico che ti dice per cercare l'accordo, cerca di andare perché ti sei un po' più. Ma cerca, ma come se cerca più, cerca più. Thank you.